di Viale Rettuno, probabilmente questa mattina tagliano gli alberi. Può fare questa comunicazione per cortesia al comandante Mattei? Io già mi ero messo in contatto con lei. Io vado là, io vado di là, io vado di là. Conviene andarcene di là. Io direi di tenere 3-4 qua, 5-4 là. Intanto io per ora sto. Stanno io e lui qua e andate di là, tanto arriva prima. Complicarci la vita già oltre. Allora, fanno. Guardi, allora, io ho aperto il cancello, vi sto chiedendo una cortesia, mettetevi tutti quanti qua e fate venire il camion. E perché quando siete passati di qua non stavate dentro al cantiere? No, io abito là. Ehi, l'abito è una famiglia amica mia, io ci vado quando mi pare. Scusami, ma si è chiuso, Antonio, non te la allora non me la messo, non c'è. Ho capito, lui è un bravo aglione e sta a posto. Allora, io arretra, sto chiedendo solamente arretra, arretra se questo, è possibile. Arretra questo. Se è possibile. Se tu arretri questo, sì. Il camion dal traffico. Allora, arretra questo. E glielo sto chiedendo gentilmente. Arretra questo. Arretra la transenna. Arretriamo la transenna, Peppe, per favore. Spostiamo un po' più in qua la transenna, così i signori gentilmente fanno venire il camion un po' più avanti, lo leviamo dall'incrocio. Che si ha a dire? A dire che questi molto probabilmente prenderanno questo mezzo e faranno il giro quando fa il giro in un'altra parte. C'è onore, allora se tu te ne vai da qua, questi tre qua dopo non ci puoi più venire qui dentro. Fai il giro e entra dall'altra parte. Io sto dicendo, quando fa il giro stiamo qua e qualcuno andiamo dall'altra parte. Quando lui Franco è il 100 metri, quando lui fa il giro e entra dall'altra. Io ti sto dicendo che devi abbandonare, ti sto solo dicendo che comunque se vai dall'altra parte cerchiamo di stare attenti pure dall'altra parte, tutto qua. Non mi può riprendere? Perché? Perché sono un cittadino, devo dare il consenso. Lo cancelli? Io non cancello nulla, sa, sì. Lei chi è? Direttore dei lavori del Comune. Ho capito, ecco, quindi stia calmo. No, ma stia calmo. Un cittadino non può essere fotografato senza il consenso. Ma io la sto riprendendo? Non lo faccia, glielo dico. Perché? Che fa se no, scusi? Mi denuncia?
Andate o più vanno a vedere quante denunce c'ha il comune e sono tutti i soldi che paghiamo noi. Questa è la domanda, domanda qual è? È che è giusto non marciapiede, sì, ma l'Italia è andata a tagliare le piante, ce la mette l'erba, capite? La mette l'erba, quindi si può cagare le cane, dopo le poniamo noi. Quello che ci vogliono mettere, quello che come non sappiamo nemmeno come lo vogliono fare. Però noi, se per da morire una pianta, ci muoviamo noi, non ci può morire la pianta. Io ho un'attività turistica e qua non ci vedo nessuno, perché non può ne camminare, non può ne fare. La signora che paga 20 anni le tasse, io ho 56 anni che stiamo a pagare e non viene più nessuno. Cioè queste, dopo i cani vanno cagando per le spiagge. Questo marciapiede, visto come è fatto? Ho fatto un saggio, sta 2 cm di cemento quando l'hanno fatto, 2 cm. Ma ci mettiamo in massetto. Mo ci metti, ma però voglio dire, un marciapiede si sconnette anche perché è stato fatto male, sta 2 cm. Facciamoglielo sapere alla cittadinanza. Diciamo i recinti. Che non è che è stato l'albero che chissà che cavolo ha fatto. I recinti che hanno 2 cm. A dove sta sti recinti? Li possiamo vedere? Noi siamo andati 4 volte, 10 volte, 20 volte avanti e indietro. Dove sta sti recinti? Ma poi siamo curiosi, siamo curiosi di vederli, dove sono questi recinti che si sono crepati, vogliamo vederli, perché li abbiamo cercati, un marciapiede senza massetti si rompe, aggiustalo, giustamente aggiusto. Io sono 2 giorni che in maniera un po' più veloce può proseguire nel rompere il marciapiede, esatto, in maniera più veloce. Esatto, ho capito. E nel frattempo, siccome il mio progetto, il mio progetto prevede il taglio delle piante, sì, io non devo starmi a preoccupare di girare intorno alla pianta non danneggiandola, perché io mi sposto ad una gara che prevede il taglio delle piante. E ho fatto delle mie considerazioni anche economiche in base al progetto posto a base di gara. Non voglio entrare nel merito se il progetto è giusto o sbagliato, non è la mia competenza. Lei è il direttore di cantiere. Il direttore di cantiere si deve attenere a quello che dice la direzione della lavori. Alla direzione dei lavori che mi dice di andare avanti con i lavori. Ora, se gentilmente ci fate andare avanti con i lavori, noi andiamo avanti con i lavori. Tutto qua. Nessuno vuole fare cose difformi a quelle che sono il progetto. Tutto qua. Non è difforme. Il progetto, siccome è in esecuzione, si può modificare in corso d'opera. Per tenere calmi gli animi, sono 2 giorni che vado avanti col cucchiaino, dovrei andare avanti con la pala meccanica. Mi segue? Tutto qui. Allora, sono 2 giorni che io ho le macchine al minimo. Va bene, comunque. Che significano costi per noi. Ora, o si blocca il cantiere, allora chiudiamo tutto. Andiamo via, quando la situazione si risolve, noi ritorniamo alle nostre condizioni, noi dobbiamo lavorare. Io sto lavorando e quindi non sto a vostro discorso, sto lavorando per lei. Io sto lavorando, come si permette? Ma sto c'entro io. Guarda che questa l'ha votata, la giunta e noi non c'entriamo nulla. Però questa è non c'entriamo ma nulla. Questa è una cosa qua, dipenderà. Alla gente che può camminare, noi stiamo lavorando. Alla gente che può camminare, Io sto lavorando, io sto per l'ENA, sto lavorando per l'ENA. E quindi perché non la posso fare? Mi può dare il nome? Perché lei chi è? Per chiedermi i documenti? Perché lei mi deve riprendere? Perché io sto in uno spazio pubblico. E come si permette? Io sto in uno spazio pubblico. Sto in uno spazio pubblico. Ma come si permette? Perché non lo posso fare? Chi l'ha detto? Lei? Guarda qua, signore, qua mi sta riprendendo durante l'orario di servizio. Io sto lavorando. Quindi? Ma le vedremo. Che fa? Mi sta minacciando per caso? No, io non le sto minacciando. Lei chi è? Io sto dicendo che lei sta riprendendo la mia persona. Lei chi è? Io sono. Lei chi è? Io non l'indiretto. Come si permette a riprendere? Lei chi è? Mi dica chi è lei per minacciare a me. Io non la sto minacciando. Mi sta minacciando e mi sta dicendo che non la posso riprendere. Mi sta minacciando, mi sta dicendo che io non posso riprenderla. Perché? Chi è lei? Mi si presenti? Guardi, io sto lavorando. Ma lei chi è per minacciarmi? Mi scusi.
questione è stata ampiamente dibattuta, purtroppo non c'erano altre soluzioni tecniche, l'amministrazione si è mossa nel senso diciamo più vicino all'ambiente, perché taglierà solo una piccola parte dei tigli di Via Nettuno, sostituendoli con oltre 200 alberature che verranno poste a dimora nel Parco Arenazze. Contro gli integralismi purtroppo è sempre difficile parlare. Io ho proposto soluzioni alternative, abbiamo proposto di piantare 3 piante per ognuna tagliata, abbiamo proposto di spostarle solo di poche centinaia di metri, abbiamo proposto di coinvolgere le associazioni ambientaliste nella creazione di uno splendido nuovo parco per Francavilla, un nuovo polmone verde. Mi fa specie vedere tra i manifestanti alcuni personaggi che si sono resi responsabili di aver maltrattato la nostra Francavilla in lungo e in largo.